Allora, dobbiamo adesso studiare un problema di massimo relativo ad una funzione la cui espressione analitica è definita attraverso i moduli. Quindi, data la seguente funzione, determinare il valore massimo di f. Allora, questo è il momento per interrompere il video e procedere per conto tuo nella determinazione di questo massimo. Per determinare il massimo occorre togliere i moduli. Per togliere i moduli occorre conoscere il segno dei loro argomenti. Va bene? Allora, a questo punto, quindi, facciamo tre linee orizzontali. Qui mettiamo nella prima il segno di x del mod di x più 2. Nella seconda il segno di x meno 1 e nella terza il segno di 2x meno 4. Allora, x più 2 è positivo dopo meno 2. Quindi il positivo lo traccio con il rosso. X meno 1 è positivo dopo 1 e 2x meno 4 è positivo dopo 2. A questo punto individuiamo quattro regioni dove ciascun argomento ha un segno predefinito, quindi prima regione, seconda regione, terza regione, quarta regione. Va bene? Ok, allora supponiamo che x appartenga alla prima regione. Andiamo a vedere quale deve essere l'espressione di f di x. Allora, x più 2 è negativo, quindi siccome il modulo è non negativo, scriveremo meno x più 2. Stessa cosa per x meno 1. Stessa cosa per 2x meno 4. A questo punto, se vuoi, puoi interrompere il video e procedere per conto tuo, facendo i conti, se non mi sono sbagliato, è uguale a meno 5. Quindi il minimo di f di x quando x appartiene all'insieme i deve essere uguale a meno 5. Va bene? Per insieme i intendiamo tutti i punti da meno 2 compreso a sinistra. Adesso supponiamo di prendere x appartenente a 2, allora dovremmo fare un calcolo simile a quello precedente, lo do per scontato se non ho commesso errori, f di x è uguale a 2x meno 1 e quindi attenzione, questo non è il minimo, ma è il massimo, chiedo scusa. È anche il minimo, naturalmente, perché è una funzione costante. Allora, 2x meno 1, il massimo di f di x quando x appartiene alla seconda regione si ottiene mettendo al posto di x il valore 1, quindi 2 per meno 1 deve essere uguale ad 1. Ora, quando x appartiene alla terza regione, si scopre che il massimo di f di x è uguale a 5. Quando x appartiene alla quarta regione, si scopre che il massimo di f è uguale a 5. Ora, il massimo della funzione strutto R è il massimo dei massimi, quindi il risultato è esattamente 5. Il massimo di questa funzione vale 5.